Perché l'olio extravergine è amaro? Molti consumatori, dinanzi a un olio extravergine dal sapore amaro che pizzica in gola, chiedono se l'olio abbia dei difetti, se fa male alla salute o addirittura se contenga strane sostanze chimiche che conferiscono questo sapore. Ma da cosa dipende l'amaro dell'olio di oliva? L'olio d'oliva è un grasso ottenuto dalla spremitura delle olive. La maggior parte di questo composto chimico è detta frazione saponificabile e ne costituisce circa il 98%. Il restante 2% è detta frazione insaponificabile. Svolge un ruolo molto importante e comprende circa 220 sostanze basilari. L'olio è inizialmente contenuto all'interno dell'oliva in piccoli sacchetti detti vacuoli. Per estrarre l'olio dall'oliva bisogna rompere il vacuolo ed è la prima fase della trasformazione. La frangitura ha lo scopo di rompere le cellule della polpa e determinare la fuoriuscita dell'olio dai vacuoli. L'olio in questo modo si mescola alla totalità della pasta delle olive. Durante la frangitura si ha l'attivazione del patrimonio enzimatico endogeno del frutto, quella che catalizza le reazioni che sono la base della qualità salutistica dell'olio d'oliva. Abbiamo la lipossigenasi, LPO, e formazione degli aromi e trasformazione dei composti fenolici. Abbiamo la lipasi, o detta anche polifenolossidasi, con la degradazione dei polifenoli. Nella frangitura parte una sfida tra due processi enzimatici, la lipossigenasi e la lipasi. Il primo porta effetti positivi, donando odori e sapori gradevoli al prodotto. Il secondo dà apporti negativi, favorendo la formazione di perossidi e fermentazioni acetiche o lattiche. La lipossigenasi, processo positivo, agisce solo nelle fasi di frangitura e gramolazione. Come avviene la frangitura? Oggi esistono numerosi modelli frangitori metallici che rispondono alle diverse esigenze estrattive. La frangitura può avvenire con tre diverse metodologie, che sono quella a martelli, a coltelli e a dischi. Frangitura a martelli. In questa tipologia di molitura, la rottura delle pareti cellulari e delle membrane delle olive avviene a causa degli urti dei martelli che ruotano ad alta velocità e spingendo la pasta contro una rete forata che, in base al diametro dei fori, ne determina la finitura. L'olio ottenuto con questo sistema di frangitura ci dà un olio molto amaro e piccante dovuto alla sua alta velocità, 2800 giri al minuto. Dei martelli che tendono a surriscaldare la pasta delle olive di circa 5-6 gradi. Ne consegue l'aumento di polifenoli ed enzimi presenti nella polpa e del nocciolo dell'oliva, che da una parte rendono l'olio più fruttato e dall'altro favoriscono la veloce ossidazione dei glucidi e dei lipidi, influendo negativamente. Frangitore a coltelli. Questo tipo di frangitura ha lo stesso funzionamento del frangitore a martelli. L'azione è più delicata sulle olive perché in questo caso vengono tagliati dei coltelli rotanti. Non si ha un surriscaldamento della pasta delle olive, si ha un minor numero di enzimi responsabili dell'ossidazione dell'olio, con il risultato che l'olio d'oliva estratto con questo tipo di frangitura sarà meno amaro e piccante del sistema precedente. Frangitore a dischi dentati. Il frangitore a dischi è costituito da due dischi di acciaio dello stesso diametro, provvisti di denti ad incastro perfetto e spigoli vivi. Un disco è fermo e solidale sulla struttura della macchina, l'altro ruota vorticosamente trinciando le olive che passano tra le file di denti. Maggiore è la distanza impostata tra i dischi dentati, più grossa sarà la pezzatura della pasta tagliata, quella che provoca una rottura per taglio dell'oliva con formazione della pasta e demolizione dei noccioli fino a dimensione di un chicco di grano. Con questo sistema di frangitura, l'ossidazione non eccessiva permette la produzione di olio con un gusto rotondo, perché macina bene i noccioli e la polpa non la buccia, dando oli meno verdi e piccanti
limitata estrazione di sostanze amare, buona estrazione di sostanze aromatiche e coloranti. A seconda del frangitore utilizzato si potrà avere un maggiore o minor sminuzzamento della buccia dell'oliva, con una maggiore o minore estrazione di clorofilla che conferisce il colore verde all'olio. Una frangitura particolarmente violenta che porti a un'intera rottura di nocciola e seme ha come conseguenza un minor contenuto in biofenoli a causa della maggiore attività enzimatica di degradazione dei composti fenolici causati dalla liberazione dei complessi enzimatici contenuti proprio nel seme. La tipologia di frangitore ha tuttavia una notevole influenza su altre caratteristiche organolettriche dell'olio, perché influisce in maniera determinante sul contenuto di alcuni composti aromatici. In considerazione di come i diversi frangitori agiscono in lavorano, si hanno risultati diversi, principalmente in base a tre parametri, quali la portata, il diametro dei fori della griglia e il numero di giri del motore. L'aumento della portata provoca un aumento del contenuto di composti minori polari. Si può avere anche un aumento della temperatura all'interno del frangitore con conseguente peggioramento qualitativo. Un aumento del numero di giri porta a una diminuzione del contenuto di composti minori e un aumento della frazione piccante. Il 2% di sostanze che determinano odore, sapore e colore e che portano nell'olio i polifenoli e altri composti utili alla salute umana si chiamano sostanze volatili minori. L'amaro indica la presenza dei composti fenolici presenti all'interno dell'olio d'oliva e se porta un elevato valore nutrizionale e permette di conservarlo per molto tempo. I composti fenolici rientreranno tra le sostanze antiossidanti e proteggono l'olio anche dal processo di ossidazione, evitando l'irrancidimento. Si tratta di composti organici che fanno bene alla salute, contrastano l'azione dei radicali liberi e provengono dall'ossidazione dell'olio. Sono più comunemente chiamati polifenoli. La loro presenza può essere più o meno elevata. Questo dipende da fattori essenzialmente naturali come il clima, il livello di piovosità, il tipo di terreno. Nell'olio il caratteristico sapore amaro dipende anche dalla varietà della cultivar, cioè la tipologia di oliva. In natura ci sono infatti olive più amare e olive più dolci. Dipende anche dal momento della raccolta, le olive più verdi sono generalmente più amare, man mano che diventano mature si addolciscono. Ma da cosa dipende l'amaro dell'olio d'oliva? Questa caratteristica deriva da una sostanza chiamata oleuropeina, contenuta nella pianta dell'olivo, in particolare nei frutti e nelle foglie. L'oleuropeina è un polifenolo, una sostanza naturale dell'elevato potere antiossidante. Questo lo rende un prodotto resistente all'ossidazione, favorendo la conservazione nel tempo. L'oleuropeina contribuisce non solo a esaltare le caratteristiche sensoriali dell'olio, aromi, odore e gusto, riveste anche un ruolo di sostanza nutraceutica che rientra nella categoria degli elementi nutritivi con proprietà curative. E il piccante da cosa dipende? L'artefice questa volta è l'oleo cantale, un composto dall'olio d'oliva. Negli ultimi anni è stato soggetto a studi che hanno dimostrato l'efficacia antinfiammatoria molto simile a quella dell'ibuprofene. Ed è proprio l'olio cantale la sostanza che dà quella sensazione di piccante nell'olio. L'olio cantale sta nel fatto che pur avendo una forma clinica differente ha la stessa funzionalità antinfiammatoria dell'ibuprofene, un potente farmaco antinfiammatorio. Contiene tanti omega 3 e 6 grassi insaturi molto preziosi per il benessere dell'organismo. Quando un alimento è ricco di proprietà nutrizionali e curative, esso viene definito nutraceutico, ossia un alimento salutare o alimento farmaco, in quanto si distingue sia per l'alta digeribilità e ipoallergenicità, sia per le proprietà curative di principi attivi naturali estratti da piante, nonché di comprovata e riconosciuta efficacia. Il termine nutraceutico è una fusione di nutrizione e farmaceutica e fu introdotto nel 1989 dal medico italo-americano Stephen De Felice. Uno degli alimenti ricchi di questa proprietà è proprio l'olio extravergine. È stato definito il primo nutraceutico naturale della storia dell'uomo. Le quantità minime sono disciplinate in base al regolamento UE numero 432 del 2012. Per avere effetti nutraceutici,
L'olio evo deve contenere sostanze benefiche, che sono i polifenoli, che contribuiscono alla protezione dei lipidi malati allo stress esudativo, e la vitamina E alfa-tocoferolo, che protegge le cellule del corpo da danno ossidativo. Entrambi sono ossidanti in quanto ci proteggono dai radicali liberi responsabili delle neoplasie grasso-correlate. È stato ampiamente dimostrato che i rischi di ammalarsi di tumore dipendono, oltre che da fattori genetici, anche da fattori ambientali ed alimentari. Per concludere, il gusto amaro dell'olio non è sempre dovuto alle sole olive. Diciamo che le foglie, senza nulla togliere le proprietà delle stesse, possono anch'esse essere responsabili anche in larga misura del tenore amaro riscontrabile nell'olio. Ne consegue che, sotto l'aspetto organolettrico, affermare che più l'olio è amaro, più è buono, rappresenta qualcosa di molto fuorviante per il consumatore. Un buon olio non lo si misura con l'amaro e il piccante. Il farmaco o l'olio extravergine farmaco sì, e si misura in milionesimi di grammo di polifenoli, come disciplinato nel regolamento UE numero 432 del 2012. Aspetta, se sei interessato a questo genere di video, ti consiglio di suonare la campanella ed iscriverti a questo canale. Tutti gli iscritti saranno avvisati su tutte le nuove storie e altre sorprese. Se vuoi commentare, non dimenticare mai la buona creanza. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto.